Buongiorno amiche, buongiorno a tutti, buongiorno dalla vostra Lucia in pasticceria. Era da tempo che non presentavo un video con la preparazione delle nostre torte. Allora, care amiche, questo video oggi vi servirà proprio per vedere come preparare una torta molto semplice e soprattutto è una base per tutte le torte che farete in futuro. Allora, prima di iniziare a farvi vedere tutto quanto, vorrei spiegarvi soprattutto che sempre per un dolce il procedimento è lo stesso, a meno che stiamo parlando magari della chiffon cake, di torte un po' più particolari. Le torte, inteso come dolci lievitati, hanno sempre la stessa preparazione, cioè bisogna montare prima le uova con lo zucchero, ai quali aggiungeremo la parte liquida della torta, la parte grassa, quindi che sia l'olio, che sia il burro, che sia in questo caso il mascarpone, oppure la ricotta, oppure lo yogurt. Successivamente si aggiungono le polveri, quindi in questo caso io aggiungerò mezzo bicchiere di cacao amaro, i bicchieri di farina, per ultimo il lievito. Ovviamente poi in superficie o nell'impasto metteremo ciò che vogliamo, la frutta, il cioccolato, in questo caso oggi metteremo la Nutella. Oggi vi presenterò questa torta semplicissima al bicchiere, una torta mascarpone e Nutella. Ma vediamo gli ingredienti che sono scritti qui, non so se riuscite bene a decifrare la mia fantastica scrittura. Comunque, ci occorreranno 3 uova, che vediamo qui nella ciotola, ai quali aggiungeremo un bicchiere scarso di zucchero, eccolo qua, 250 g di mascarpone, che io adoro, è un ingrediente basilare proprio nelle mie torte, 2 bicchieri e mezzo di farina, mezzo bicchiere di plastica di cacao amaro, alla fine il nostro caro lievito e tanta Nutella in superficie. La Nutella, non riuscite a vederla, è qui a bagnomaria, la sto sciogliendo in modo che sarà abbastanza morbida da mettere nell'impasto. Incominciamo con il nostro procedimento. Allora, 3 uova con un bicchiere di zucchero, 250 g di mascarpone, mezzo bicchiere di cacao amaro, 2 bicchieri e mezzo di farina e una bustina di lievito. Andiamo a un procedimento. Prepariamo la torta insieme. Impasto bello spumoso, le uova, aggiungiamo il nostro bicchiere di zucchero. Io ovviamente, care amiche, sto diciamo diminuendo la tempistica, ma potete montare le uova e lo zucchero fino a 10 minuti. Aggiungiamo il nostro caro mascarpone. Ok, io utilizzo sempre lo stesso mascarpone perché è davvero ottimo, quello della Santa Lucia. Mi raccomando, se il mascarpone dovesse risultare troppo liquido, con un po' d'acqua scolatelo prima. Ok.
continuiamo a mescolare. Aggiungiamo il nostro cacao amaro, mezzo bicchiere. Farina. E la nostra bustina di bianco. Allora, guardate l'impasto come risulterà. Veramente, veramente molto denso. Adesso, amiche, andiamo ad imburrare la nostra cara teglia e a mettere in forno a 160 gradi per 50 minuti. Non scordate la Nutella. Vi auguro una buona giornata. Avete segnato gli ingredienti? Un saluto grandissimo da Lucia in pasticceria.